Tu quando possiamo? Ok, stiamo registrando. Perfetto. Allora, eccoci qui, amici e amiche sportive di Salerno Sport 24. In nostra compagnia c'è Elisa Ferrari, fresca campionessa italiana della Serie A Beretta, grazie appunto al successo di 10 giorni fa contro Oderzo in gara 3 di queste finali scudetto. Elisa, complimenti e benvenuta qui a Salerno Sport 24. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Luigi. È un Allora, piacere essere qua con voi. abbiamo vissuto noi in diretta il quarto scudetto consecutivo per la Iomipi di Salerno, il quarto scudetto consecutivo anche per te, perché come dicevi prima, questa è la tua sesta stagione qui a Salerno e visto che l'anno scorso non si è potuto concludere il campionato, il tuo primo anno non è andata per il meglio, quattro scudetti consecutivi, appunto, un bellissimo traguardo. Sì, assolutamente. Salerno negli ultimi anni è veramente riuscito a inanellare un ciclo vincente e questo è dimostrato oltre ai quattro scudetti anche dalle tre Coppe Italia, tre Supercoppe e due Coppe Italia che ho vinto qui a Salerno in questi 6 anni. Il primo anno è stato un anno, diciamo, di ripartenza, di un nuovo ciclo con le giovani. Sono arrivata che avevo 22 anni. E dopodiché dal secondo anno in avanti veramente è stata una bellissima cavalcata di successi che solo il Covid l'anno scorso ci ha impedito di raggiungerlo. Però diciamo che si può sempre fissare il paletto all'anno prossimo. Ah, questo sicuramente. Salerno è una società che non scende mai in campo per partecipare, quindi anche l'anno prossimo gli obiettivi della società saranno sempre questi. Tornando invece alle final scudetto, gara 1 è cominciata bene, poi Oderzo è uscita alla lunga anche perché c'era un po' di stanchezza da parte vostra e quindi è riuscita a trionfare. Gara 2, senso unico, ad un tratto siete state anche avanti sul più 11. Gara 3, a 6 secondi dalla fine, era 29 a 30 per la squadra avversaria. Avete avuto paura di non riuscire a festeggiare questo tricolore? Allora, bella domanda, nel senso che quando sei in campo, no, non hai paura, non è possibile, non è ammesso avere paura in campo. E ovviamente nel momento in cui sei in campo la concentrazione è massima solo su quello che sta accadendo. E probabilmente è stata più dura vederla dagli spalti. Questo te lo posso confermare, anche perché primo tempo chiuso con quattro lunghezze di vantaggio, 2 punti subito nella ripresa, poi c'è stata una lenta risalita di Oderzo fino al doppio sorpasso, 29-27, poi 29 pari, poi 29-30 e poi 30-30 a 6 secondi dalla fine. Quindi Esatto. diciamo Eravamo tutti. fortunatamente non c'erano i tifosi, altrimenti qualcuno si sarebbe dovuto far ricoverare forse. Assolutamente. A 2 minuti dalla fine, 1 minuto e 50, eravamo sotto di due. In quel Sì. momento devi assolutamente fare quadrato con le tue compagne di squadra e dire: ok, ragazze, dobbiamo portarla a casa. Come facciamo? Troviamo una soluzione. E questo è successo, è riuscito anche grazie al fantastico gruppo che siamo, Sono felicissima e sono veramente orgogliosa di me e delle mie compagne di squadra perché sono professioniste di assoluto valore e delle grandissime atlete e delle grandissime persone. Quindi qua è venuta fuori veramente il gruppo e la forza del bellissimo gruppo che siamo. Poi ai supplementari non c'è stata storia, un 7-2 complessivo che vi ha regalato il successo in gara 3 e l'esplosione di gioia anche all'esterno della palestra Valumbo. Sì, guarda, in realtà quando sono iniziati i supplementari era come se fosse ricominciata un'altra partita, quindi noi ci siamo caratterizzate dal fatto che partiamo subito fortissimo e poi eventualmente abbiamo un calo nel secondo tempo come poi si è dimostrato. Quindi la pausa tra secondo e terzo e tra secondo tempo e inizio dei supplementari ci è stata molto utile e nei supplementari siamo partite subito forte, sono 10 minuti, due tempi da 5 minuti, quindi 10 minuti di gioco e in quei 10 minuti abbiamo fatto la differenza. Esattamente, sì. Abbiamo visto anche sentimenti contrastanti a fine gara. C'era il coach Laura Avram che era visibilmente commossa, emozionata, anche un po' arrabbiata perché avrebbe preferito chiuderla prima la gara. Tu personalmente cosa hai provato alla fine dell'incontro?
Io alla fine della partita ero commossa anche io, ma erano lacrime di gioia, anche perché veramente dopo aver giocato una finale così, le emozioni sono tantissime. Avremmo potuto perderla, l'abbiamo pareggiata, l'abbiamo vinta, alla fine, e quindi sicuramente ci sono state tante emozioni che sono culminate diciamo, in un pianto liberatorio. E poi Soprattutto ero fiera delle mie compagne di squadra e andavo in giro ad abbracciare tutte quante. dopo una stagione travagliata come questa, non tanto per voi che siete state comunque limitate dal Covid, da alcune positività, soprattutto durante la Coppa Italia, però una stagione con tantissimi recuperi, con gare che slittavano all'ultimo, quindi una stagione che da un lato si spera neanche di rivivere più. Sì, questo è stato il grosso handicap di questa stagione. Siamo stati, tra virgolette, fortunati, nel senso che essendo massima serie abbiamo comunque potuto continuare la nostra attività. Non si è mai sospeso il campionato e questo sicuramente è stata grazie all'impegno profuso dalla federazione per imporre dei protocolli sanitari molto stringenti. Però è stata una stagione stranissima perché magari di 6 partite in una giornata se ne giocava una e se ne rinviavano 5. Quindi era veramente una cosa paradossale. Nonostante questo, comunque siamo riusciti a portare a termine il campionato, però come dicevi tu, magari passavamo 3 settimane senza giocare e poi dovevamo giocare 5 partite in 2 settimane per recuperare tutto il pregresso. Questo è difficile perché non hai regolarità, fai fatica a mettere minuti nelle gambe e fai fatica poi a riprendere. Una nota però di merito, secondo me, è una cosa a cui facciamo molta attenzione, è il fatto che in una stagione come quella, post-Covid siamo riusciti a non avere infortuni. E questo non è una cosa da sottovalutare perché mette in evidenza come sia stato impostato in maniera ottimale il lavoro di preparazione atletica dopo 6 mesi di stop di un giocatore che di solito un giocatore mai nella sua vita ha così tanti mesi di stop. Quindi un plauso Esattamente. allo staff tecnico, allo staff medico che ci ha messo in condizioni di poter lavorare in maniera ottimale nonostante la situazione. E adesso in realtà avrei una domanda un po' scomoda, diciamo così. Quarto scudetto consecutivo, ottavo per Salerno negli ultimi 11 anni. C'è un po' di rammarico nel non vedere la palla a mano, non dico ai livelli del calcio, ma con un seguito molto più alto, perché comunque vincere scudetti anno dopo anno, diciamo, dovrebbe richiamare un po' più di interesse. Sì, c'è rammarico soprattutto perché abbiamo dimostrato in Italia e in Europa che non abbiamo nulla da invidiare e che non abbiamo il diritto di essere chiamati sport minore. In Europa la pallamano è uno degli sport più giocati e più in vista. Questa settimana, domani e dopodomani ci saranno le Final Four di Champions League a Budapest, che salvo quest'anno ovviamente a causa Covid, andavano a riempire dei palazzetti da 10-15 mila spettatori, quindi non ha nulla a che invidiare al calcio o agli altri sport, e c'è rammarico per il fatto che in Italia non sia così apprezzato. Però la federazione sta profondendo molti sforzi affinché la pallamano possa avere più visibilità. Diciamo, non molto apprezzato seguito, però comunque a Salerno i tifosi ci sono. A Salerno i tifosi ci sono e si fanno sentire. Quest'anno per loro è stata ancora più dura che per noi, perché tifosi che sono abituati a uscire con i calli alle mani per aver sbandierato tutta la partita, pensare di vedere una finale da uno schermo sicuramente è un colpo al cuore. Però ci sono stati quando abbiamo perso gara 1. Ci sono stati quando ci hanno incoraggiato per vincere gara 2 e ci sono stati quando abbiamo trionfato in gara 3. Quindi sicuramente un grande grazie, dal cuore a tutti i tifosi di Salerno che non smettono mai di seguirci. Perfetto, Lisa, sui ringraziamenti ai tifosi ringrazio anche io te, è stato un piacere averti nostro ospite qui a Salerno Sport 24 e
diciamo che dalle nostre parti il 4 è un numero non molto positivo, c'è cioè un po' di scaramanzia. Cerchiamo di festeggiare il 5 il prima possibile. Assolutamente. Perfetto, io ti ringrazio, ringrazio anche la società che appunto ci ha permesso di scambiare queste parole e poi ci aggiorneremo il prima possibile. Va bene, un bacione a tutti, buona serata. Perfetto, possiamo staccare. Io